Allora io vi auguro tanta serenità, tanta tranquillità, tanto ottimismo per voi, per i vostri parenti, per la vostra famiglia, per i vostri figli. Per i vostri figli, auguri ai figli maschi. È finita, è finita. Grazie, ciao. Ciao. Come in questo episodio di Viaggi di nozze di Verdone, il matrimonio per i padovani è diventato più una fatica che un piacere. Poco romantici o forse semplicemente perché sposarsi costa troppo, anche se per molti questa è solo una scusa, tant'è che Padova certo non è una città dove si convola nozze facilmente. Nel 2016, secondo i dati del comune, c'è stato un calo vertiginoso, 473 matrimoni in tutto, di questi 296 con rito civile. E solo 177 sono stati celebrati in chiesa. Il numero fa riflettere visto che solo 5 anni fa, nel 2011, si celebrarono 606 matrimoni. A farne le spese sono soprattutto le nozze religiose, sempre meno le coppie che scelgono di sposarsi in chiesa. E sposarsi a Padova sembra essere rimasta solo una prerogativa degli stranieri. Nella nostra città si sposano e fanno figli soprattutto gli immigrati, questo è il dato più eclatante. Da 0 a 4 anni, infatti, in città sono 3.000 su 10.000 i bambini stranieri.